Buongiorno a tutti amici e amiche, buon venerdì, quindi inizia il weekend da stasera, quindi sicuramente voi avrete una serata ricca di impegni e di belle cose da fare. Io no, perché io sono ancora con il piede praticamente imballato e sono ancora, come vedete, nella mia postazione provvisoria. I miei profumi sono laggiù, ma non me la sento di mettermi a gambe incrociate perché tra l'altro il piede ultimamente mi sta facendo un po' male. La dottoressa del pronto soccorso mi aveva informata che verso la fase di guarigione il dolore si faceva più acuto. Non so il perché, però vabbè, la prendo per buona quello che mi ha detto questa dottoressa. Comunque tra una settimana dovrei fare le lastre nuove e sono un po' trepidante perché non mi sento ancora sicura, non mi sento a posto. Anche perché appunto mi fa male il piede e non so se è guarito, insomma non so niente, però non sono neanche una dottoressa, quindi non posso dire niente io stessa. Allora, come vi dicevo, facciamo questo video profumoso. Questo è il secondo profumo che ho comprato, ovviamente la mia voce sta sparendo. Io non lo so perché esce questa bambina di Satana, ecco, se n'è andata. Quando inizio a fare video esce questa bambina esorcizzata dalla mia gola e beh, pazienza. Dicevo, tre profumi sono stati acquistati a Sanremo, di uno vi ho parlato, è il mitico profumo con quel nome impossibile da pronunciare che è Inui di Herobam, non so se si pronuncia così, e vi ho fatto il video la settimana scorsa. Questa volta parliamo di un'altra fragranza che ho provato l'altro giorno, di preciso l'ho provata martedì, quindi è ancora fresca di memoria, ed è il mio primo Simone Andreoli. Io sentivo parlare di questi profumi, non avevo mai avuto modo di testarli, ebbene sì, questa volta posso dire la mia. Su questa fragranza bellissima, con questo packaging stupendo, nero e oro. Allora, ecco, voi direte cosa cavolo ti sei messa? Allora, io mi sono messa una camicia, se è una camicia, stranissima, che ho acquistato l'anno scorso al mare, che io avevo acquistato credendo che fosse un copricostume. In realtà, ho visto che molte ragazze la usano come mini abito, siccome io non ho più l'età. E mi arriva praticamente appena sotto le natiche, la uso coi pantaloni. Devo dire che come copricostume non ci siamo perché è foderata di un tessuto pesantissimo che tiene un caldo allucinante. Io l'avevo portata al mare anche quest'anno in previsione di tutte queste piogge che poi non ci sono state mai, non l'ho mai usata e devo dire che non l'ho mai usata nemmeno qui, però mi piace quest'area un po' goticheggiante, questa manica, un po' di pizzo, un po' di velo, questo incrocio, tutto questo pizzo. Vabbè, non è un copricostume, non è neanche una vera camicia, però per fare un video ho detto non sapevo cosa mettermi. Devo ripetermi, oggi è proprio autunno inoltrato perché mi sono azzardata a fare una passeggiatina in paese. E devo dire che veramente con questa scarpa ortopedica è veramente tutto difficile perché quando ero là al mare era triplamente più difficile perché i marciapiedi sono tutti dissestati. Qua c'è tutto abbastanza ben delineato, però andare in farmacia e a comprare il caffè è stata un'impresa di 20 minuti e sono stufa di portare questo catafalco, insomma, chiamiamolo così. Però lo so che rompersi un piede comporta tempo per la guarigione, magari devo fare della ginnastica, quindi devo stare tranquilla e non avere fretta. Ovviamente questo non c'entra niente con la fragranza. Volevo solo descrivermi la mia mise di oggi, che boh, potrebbe anche sembrare una vestaglia da camera, non lo so. Comunque, torniamo a parlare di questa bellissima fragranza di Simone Andreoli che si chiama Born from Fire, quindi nata dal fuoco. Questa è la scatola che è praticamente un cofanetto. Dentro c'è la sua bottiglia nera bellissima. E non so quanto ce n'è, però penso che sia 75 o 100 millilitri. Non vedo assolutamente nulla.
Comunque, Born from Fire, boccetta nera, stupenda, che si abbina molto al mio loculo, diciamo così. Allora, come sempre, cosa faccio? Io vado a leggervi le note di Fragrantica e poi vi descrivo la mia personalissima opinione, come faccio sempre. Allora, devo dirvi innanzitutto che questa fragranza è fantastica. Buonissima, non è facilissima da portare, non è una fragranza per persone troppo giovani. Io la vedo malissimo su ragazze o ragazzi sotto i 30 anni, ma anche sotto i 40 anni, perché veramente è una fragranza molto molto opulenta e ostenta questa sua opulenza. Quindi leggiamo le note e poi vi dico cosa ne penso io. Allora, Born from Fire, quindi nata dal fuoco, di Simone Andreoli, è una fragranza unisex. Gli accordi principali sono legnoso, vanigliato, ambrato, rosa, dolce, oud, balsamico, aromatico, muschiato, speziato, caldo. È assolutamente indicato per l'inverno, questo neanche di sera in estate non riuscirei a portarlo. E per la sera, in effetti, sì. Allora, Born from Fire di Simone Andreoli è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale Unisex. È stato lanciato sul mercato nel 2021 e il naso di questa fragranza è Simone Andreoli. Devo dire che Simone Andreoli sono stata felice di conoscerlo, non di persona, ovviamente, di conoscere la sua fragranza, perché voglio provarne altre. Allora, le note sono messe a random: il legno di cashmere, la rosa, l'assoluta di vaniglia, il legno di agar, cioè l'oud, lo zucchero, l'ambra, l'amiris, lo zafferano, il pepe nero e il vetiver. Allora, perché questo nome, mi sono chiesta, no? Allora sono andata un po' a spulciare un po' in giro su internet e ho trovato delle piccole annotazioni. Born from Fire è stato chiamato così da Simone Andreoli perché in un suo viaggio alle isole Hawaii, per la precisione l'isola di Maui, ci sono questi vulcani, appunto, e c'è questa sabbia nera che è appunto prodotta dalla lava vulcanica che nel corso dei secoli diventa sabbia nera. Quindi lui si è ispirato a questa sabbia nera per creare questa meravigliosa fragranza. Allora, quando l'ho spruzzata, allora l'ho aperto e ovviamente ho dato il primo spruzzo per sentire com'era la potenza, perché di solito mi do uno spruzzo e poi aspetto 10 minuti prima di rispruzzarne un'altra, perché a volte alcuni profumi, purtroppo da nuovi, dopo 3 minuti svaniscono, sono evanescenti. Evanescenti, come dice la mia cantonella, che io adoro. Ma invece in questo caso sono rimasta stupita perché è un'unione di cose belle, cose buone. Io ripeto, è un profumo super opulento, super sontuoso, da gran sera, da gran dama o da gran signore. Mi ispira proprio il nero anche come un abito nero. Allora, al mio naso arriva subito una nota di legno, di rosa, dolcissima, unita a qualcosa di... Io pensavo che contenesse il miele questa fragranza, invece no, è lo zucchero, però è uno zucchero un po' bruciacchiatino, uno zucchero filato un po' bruciacchiato, ecco. Polveroso all'ennesima potenza, quindi se vi piacciono le fragranze talcate, ma non talcato pulito, è un talcato nero, molto gotico. Questa è una fragranza estremamente gotica, è perfetta per voi. Questa rosa la si sente moltissimo, è una rosa che fortunatamente non mi dà fastidio, legnosa all'ennesima potenza. E questo sì che posso dire è proprio unisex, questo è sensualissimo, molto sexy, molto misterioso, un profumo che sta bene su una donna, su un uomo ancora forse di più,
L'ho amato subito, mi è durato tutto il giorno perché io l'ho indossato verso le 11 del mattino e sono andata a Milano, sono stata a Milano tutto il giorno, verso le 18, le 19, quando sono tornata ce l'avevo ancora ben impregnato addosso. L'ho usato di giorno perché purtroppo ultimamente uscite non ne ho, ne ho spruzzato poco, però devo dire che veramente mi è piaciuto veramente tanto. Nel dry down si sente tanto questa nota di zucchero un po' bruciacchiatino, però non dà fastidio. Qualcuno lo definisce un gourmand, e perché no? Perché no? Potrebbe fare tranquillamente da farcia per una torta al cioccolato, però si sente veramente tanto la rosa. E si sentono veramente tanto i legni, soprattutto l'oud. Diciamo che è un profumo all'oud, alla rosa e alla vaniglia. Molti l'hanno paragonato anche al Montale, quello alla rosa che io ho, ma non mi ricordo come si chiama, ce l'ho lassù e non ho voglia di mettermi la scarpa per andare a prenderlo. Non mi viene il nome, non mi viene il nome. Comunque, io non lo trovo identico. C'è qualcosa che gli assomiglia, però l'Intense Caffè, ecco, l'Intense Caffè. Io qua sento una nota di cioccolato, tra l'altro, nell'Intense Caffè c'è tutta questa meraviglia di accordi ben miscelati tra loro che può assomigliare, è un po' un cuginetto, diciamo così, di Intense Caffè, però questo è veramente unico. Io l'ho. Non l'ho recensito, ho messo una foto nei vari gruppi di profumi su Facebook e ho ricevuto veramente degli ok entusiastici perché mi piace comunque sapere le opinioni di chi l'ha provato prima di me. Io ho acquistato queste tre fragranze nuove, anche come brand, non le conoscevo e devo dire che di questo Simone Andreoli sono molto entusiasta e vorrei provarne qualcun altro. Quando mi capiterà di tornare a camminare, di tornare in una profumeria, perché è così conciata, anche andare a fare un giro a Milano, mi è proibitivo, perché comunque a Milano io non vado per sedermi sulla panchina come facevo al mare. Io quando vado a Milano la giro anche tutta a piedi e chiaramente anche se in Piazza Duomo ci sono le panchine, no, non sono un piccione, ecco, diciamo così. Quindi, per chi ama il genere, molto molto darcheggiante, unisex, questa rosa vanigliata, un po' bruciacchiata di zucchero, di cioccolato, anche se il cioccolato non è in nota, questo oud molto molto intenso che rende questa fragranza veramente elegante, opulenta e sensualissima. Quindi da dosare ovviamente e da usare secondo me, almeno secondo la mia modesta opinione, in occasioni abbastanza speciali. Ecco, questo è stato il mio video breve, ma 13 minuti mi sembra che siano più che sufficienti per descrivervi questa fragranza di Simone Andreoli che si chiama Born from Fire, nata dal fuoco, il fuoco lavico della sabbia dell'isola di Maui alle Hawaii. Quindi detto questo, io vi ringrazio sempre tanto, ringrazio i miei fedeli e ringrazio i nuovi iscritti e come sempre vi invito anche a iscrivervi ai miei gruppi Facebook, che sono profumi e balocchi, oppure se volete vendere o scambiare delle fragranze originali, il gruppo si chiama Scambi e Vendite Profumi e Balocchi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi do un grande bacio.